sono venuto stamattina da Catania per manifestare la mia indignazione nei confronti di un concorso di accesso alle scuole di specializzazione come quello attuale, che si presta ad elementi assolutamente poco dignitosi di discrezionalità da parte delle commissioni giudicanti. È utile un attimo riassumere quali sono le caratteristiche di questo concorso attuale, che prevede due prove. Una prima prova con quiz a risposta multipla, i quali però vengono estratti da un database che viene già comunicato agli studenti 2 mesi prima il concorso. La seconda prova è quella che viene utilizzata dai baroni per decidere quali sono le posizioni in graduatoria dei candidati, perché è una prova a risposta aperta che vale 15 punti, a candidato invece favorito, anche se ha fatto un compito pessimo, proprio per la soggettività della correzione può essere attribuito un punteggio massimo di 15, e quindi col risultato che i candidati favoriti sono sempre quelli primi in graduatoria. Per fare una politica a sostegno dei giovani bisogna muoversi con concretezza, merito innanzitutto. Il merito per quanto riguarda i giovani medici deve essere affidato alla individuazione di un percorso formativo con la contrattualizzazione della loro attività e la istituzione di vere e proprie scuole di specializzazione in medicina generale. Il disegno di legge che unitamente al senatore Aiello ho presentato è finalizzato proprio a disciplinare questa attività, mettendo una parola fine ad una vera e propria discriminazione che subiscono i medici di medicina generale, la restituzione della dignità professionale e di un adeguato trattamento economico. Siamo qui per portare all'attenzione per l'ennesima volta della politica e in particolar modo del nuovo governo e del rinnovato Parlamento nazionale le criticità connesse alla condizione dei giovani medici in Italia. Sono delle criticità assolutamente variegate, complesse, ma che si acuiscono dal confronto con i nostri pari in Europa e anche nella realtà internazionale. E siccome da alcuni anni a questa parte, anche sulla base di dati oggettivi, documentiamo una fuoriuscita dal sistema e anche un flusso in uscita di giovani colleghi formati a spese dello Stato italiano, delle famiglie italiane, che vanno all'estero per cercare un luogo che fornisca un sostegno dal punto di vista organizzativo e che favorisca una crescita professionale più adeguata rispetto a quella italiana, lanciamo giro allarme, perché riteniamo che il nostro servizio sanitario nazionale possa di qui a poco depauperarsi di preziose risorse umane. Noi abbiamo già presentato da alcuni anni a questa parte una proposta di generare riordino del sistema formativo pre e post lauream di medicina. Chiediamo al pari che ci sia sempre meno politica e sempre più merito in sanità anche nelle decisioni che interessano le politiche sanitarie, quindi dalla definizione delle piante organiche, dalle politiche che in qualche modo devono far fronte al bisogno di salute della popolazione che è in divenire, che è mutato e che quindi si traducono in possibilità occupazionali per i giovani. Ci sono dei casi nel Lazio ma anche in tutta Italia in cui dei giovani medici hanno dei rinnovi contrattuali, peraltro per contratti atipici, a scadenza di soltanto un mese. Ecco, questo è emblematico di un sistema di chiare responsabilità non soltanto della politica ma anche della professione, dei sindacati e di quanti sono stati chiamati in causa a governare la professione e la sanità in generale in Italia, di qualcosa che non va, e quindi chiamiamo tutti a una presa di assunzione di responsabilità, perché non è più sostenibile questo stato dei fatti.